la prima sede nostra non è stata questa, ma è stata una piccola latteria vicino alla salita del Grillo, ai Fori Imperiali, dove praticamente i miei bisnonni. Vendevano latte, perché loro producevano latte nella campagna romana e si sono trasferiti a Roma e hanno aperto questa piccola rivendita di latte. Poi da lì, eravamo tra il 1890 e il 900, i primi del 900, sono passati qua. A questo locale qua? A questo locale. E mio nonno ha iniziato a fare i primi gelati. E già allora aveva un grande successo, insomma, perché già certo gusti molti, molti di meno, insomma, non era come adesso. Sia gelati che dolci, anche allora. Sì. Io ho letto tantissimi articoli vecchi che sono andata a ricercarmi in ufficio, che i miei nonni hanno conservato, e la gente veniva qui e faceva già allora la fila, chiaramente ridotta rispetto adesso. Poi, per esempio, questa foto che tu vedi, andiamo più avanti nel tempo, questo è il locale tra le due guerre, 1942-1943. Quindi ci sono stati anche dei periodi in cui era difficile reperire le materie prime e quindi non si poteva produrre più di tanto, però il locale è sempre stato aperto e a un certo punto mia nonna, siccome non aveva, appunto, aveva carenza di materie prime, ha fatto anche un ristorante vegetariano, che allora non era una cosa di moda, perché adesso va di moda, sì. Era proprio dovuta alla necessità di poter offrire qualcosa di più, perché comunque le materie prime, evidentemente, uno si poteva inventare qualcosa di più. Quindi era anche un punto d'incontro. La prima televisione, e qui c'era la saletta dietro dove adesso c'è un pezzo del laboratorio, dove quando facevano i primi programmi importanti della televisione italiana venivano tutta la gente della zona, chiaramente limitata allo spazio, a vedere la televisione, e soprattutto è stato un punto d'incontro vista la vicinanza con la Camera dei Deputati. Venivano tutti i politici italiani più importanti, quelli che veramente hanno fatto la Repubblica Italiana, cioè uscivano dalla Camera e venivano qua e si mettevano qua, questo è stato raccontato da mia madre, alla quale le ha raccontato mia nonna, si mettevano ai tavoli e parlavano, diciamo, in maniera più ristretta e più riservata dei loro partiti politici, della politica. Secondo lei quale gelato, tutti i gelati si mangiano? Diciamo che i gelati che vanno di più sono quelli tradizionali, che sono le creme, cioè la nocciola, il pistacchio, la crema, il cioccolato, però d'estate va molto anche la frutta, insomma. Forse noi, cioè magari abbiamo dei prodotti che sono quelli di una volta. Io vengo pure non solo per il gelato, che sono fanatica del vostro gelato, c'è un gelato a yogurt che è stupendo, per me è straordinario. Però vengo pure per la pasticceria. C'è il Monte Bianco, c'è la Casata Siciliana, la pastiera napoletana. La pastiera napoletana, sono appena stata a Napoli, Babà al Ram. Sì. E questa è la torta della nonna con la crema cotta e pinoli, che la sfogliatella napoletana. Al budini di riso, che sì, stupendo. E il cannolo siciliano. E tutti i pinè, le crostatine, e l'occhio di bue. Con la Nutella, con la marmellata. Questo è un postre italiano che si chiama il Monte Bianco, che sta fatto con castagna, merengue e crema chantilly. Come la torta Giolitti? La torta Giolitti però è un gelato. Questa è una ricetta di mio nonno. Di tanti anni? Di tanti anni, però tante persone vengono e vogliono mangiare questa torta. Allora, quello è gelato di cioccolato. Dentro c'è il gelato di torroncino e sotto una base di pan di Spagna con un leggerissimo aroma al caramel. Ma è leggerissimo. E questo ce l'abbiamo anche al caffè, alla fragola e alla crema zabaione. Mi piace l'aroma, il sapore di questo liquore che l'avete messo dentro.
me quello non mi piace tutto, però so che è una cosa che piace a molti, insomma. Non... Buono, buono le mandorle. Sì, il torroncino con le mandorle dentro, le nocciole che vengono tostate, zuccherate da noi e tritate, fatte a pezzettini.